Pace bene, buongiorno. Oggi, 11 maggio, ricordiamo Sant'Ignazio da Laconi, un nostro confratello cappuccino. Ascoltiamo la sua storia. Vincenzo nasce il 17 dicembre del 1701 a Laconi, in provincia di Nuoro, da genitori poveri ma ricchi di fede. Adolescente praticava già mortificazioni e digiuni, non frequentò scuole e non imparò mai a scrivere, ma andava ogni giorno a messa e faceva il chierichetto. A 18 anni si ammalò gravemente e fece voto di entrare fra i cappuccini se fosse guarito. Non mantenne la promessa e 2 anni dopo si salvò da una caduta dal cavallo, impazzito, ai bordi di un precipizio. Vincenzo si ricordò della promessa fatta e questa volta la mantenne. Il 10 novembre del 1721, grazie alla mediazione del marchese di Laconi, entrò nel convento dei Cappuccini di Buoncammino a Cagliari, prendendo il nome di Fra Ignazio da Laconi. Per 40 anni svolse il suo apostolato a Cagliari tra i poveri e i peccatori, come questuante. Il questuante aveva instaurato un periodico contatto con le persone e con le famiglie, portava l'atteso consiglio, la parola di Dio e interveniva con la preghiera e con la persuasione a districare situazioni scabrose. Frate Ignazio fu venerato da tutti per lo splendore delle sue virtù e per i molti miracoli da lui operati. Nel 1779, Frate Ignazio, divenuto cieco, venne dispensato dalla questua, ma lui volle continuare a partecipare alla vita comune dei frati, sottostando a tutte le regole e pratiche disciplinari. Morì a Cagliari l'11 maggio del 1781, a 80 anni. Per 2 giorni consecutivi, una immensa folla di popolo e persone importanti sfilò davanti al feretro del Cappuccino per rendergli omaggio. In vita, la sua fama di santità era molto diffusa e dopo la sua morte aumentò ancora di più. Papa Pio IX lo dichiarò venerabile il 26 maggio del 1869. Venne beatificato da Papa Pio XII il 16 giugno del 1940 e proclamato santo dallo stesso pontefice il 21 ottobre del 1951. L'umile frate sardo Ignazio, mendicante e illiterato in Sardegna, è considerato patrono degli studenti. Sant'Ignazio visse in questa città, Laconi, nella bellissima Sardegna, nella bellissima terra di Sardegna. Era un frate cappuccino, un semplice frate questuante. Che cos'è la questua? Una pratica che forse oggi non si fa più tanto. Ma pensate a questo frate che si aggira per il vostro paese con questa grande borsa, bussa alle vostre porte e chiede l'elemosina per poter vivere lì in convento. E voi aprite casa e lui entra e poi si inizia a parlare della vostra vita e questa grande borsa, anziché riempirsi, è più le volte che si svuota, perché i frati questuanti facevano un po' questo, erano dei grandi ridistributori delle ricchezze. Chi aveva di più dava e invece chi aveva bisogno, durante proprio queste chiacchierate, ma poi i frati conoscevano i luoghi dove andavano le famiglie, ecco, chi aveva bisogno proprio da questa borsa riceveva quello che, secondo la giustizia di Dio, era giusto che avesse, e si parlava, si aprivano i cuori. Questa è stata la santità di Sant'Ignazio, forse una santità che ci dà tanta nostalgia, perché le nostre case, a dire il vero, non sono più tanto frequentate da persone sante. Tendiamo tutti ad andare molto fuori dalle nostre case e la nostra intimità rimane inviolata, dico purtroppo, e dico purtroppo perché in realtà fa molto bene condividere quella che è la nostra vita con qualcuno che è santo, con qualcuno che può portare Dio nella nostra vita. Allora ci facciamo questa piccola promessa, quella di essere più accoglienti nelle nostre case e magari meno impauriti di esprimere le nostre necessità con le persone con le quali sappiamo di poter parlare, che possono tendere una mano verso di noi. Sant'Ignazio prega per noi.